Ha preso il via oggi a Montecatini alla presenza del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi la 13ª Assemblea Nazionale di Anci Giovani, presenti oltre 600 tra sindaci e amministratori locali under 40 e non solo. A fare gli onori di casa il sindaco della città termale Luca Baroncini nella sua veste anche di coordinatore nazionale di Anci Giovani, presenti tra gli altri il presidente nazionale di Anci Antonio De Caro e il suo omologo regionale Matteo Biffoni. E nei comuni che si celebrano ogni giorno, insomma, i nostri impegni, si scaricano i nostri effetti in senso positivo, è nelle città che noi cerchiamo di portare una presenza dello sport e un'attenzione nei confronti delle politiche giovanili che si deve manifestare nel quotidiano, e quindi secondo me è l'appuntamento giusto per non soltanto vedere appunto quello che è stato fatto, ma è quello che ci impegniamo ulteriormente a fare insieme, perché questo è lo spirito con il quale lavoriamo. Il ruolo dello sport è importantissimo per l'educazione dei giovani, mancano però anche tante strutture. Nello sport rinnovo ancora una volta il principio, il mio convincimento sia una difesa immunitaria individuale e sociale. Lo sport ha bisogno di infrastrutture, anche se secondo me prima ancora delle infrastrutture, quelle fisiche, c'è la predisposizione, quindi è un approccio che deve essere culturale. Sindaco, ospitare questa manifestazione così importante a Montecatini? È un grande onore, è un grande piacere avere oltre 500 amministratori da nord a sud, da tutta Italia qua, per parlare dei comuni italiani, a prescindere dall'età di chi le amministra, è molto importante, sia come confronto orizzontale tra le buone pratiche, che anche grazie all'opportunità di poter parlare con il governo, e ringrazio i ministri che sono qua, a cominciare dal ministro Bodi, che è il ministro dei giovani. L'Italia più bella è il titolo di questa edizione, che si chiuderà domani alla presenza di altri tre ministri: Paolo Zangrillo, Pubblica Amministrazione, Daniela Santanchè, Turismo, e Alessandra Locatelli, Disabilità.